Ritornano a Bassano i banchetti per la raccolta di firme per una sanità della pedemontana diversa. E subito la gente fa la fila per sottoscrivere l'appello e per raccontare le proprie esperienze con l'Ulsette. Eccole le voci dei cittadini che hanno voluto ribadire le proprie istanze a 4 mesi dalla consegna alla direzione generale dell'azienda sanitaria bassanese delle prime 3.000 firme raccolte sul territorio. Ecco il motivo per cui hanno deciso di firmare quel foglio. Se non ci si muove rimaniamo tutti in silenzio o lamentarci in casa e non va bene. Per vedere se in un modo o nell'altro cambiano anche le cose, perché signori Dio benedetto, guardi, più schifo di così non si può. Perché la sanità non funziona qua a Bassano. E noi siamo anziani, abbiamo bisogno tante volte di andare da qualche... e bisogna andare a pagamento perché è difficile avere prenotazione. Passano mesi e mesi, quindi speriamo che cambi qualcosa. E c'è anche chi, dopo aver sottoscritto l'appello nella prima tornata, vorrebbe firmare ancora per dare più peso alla mobilitazione. Lei ha già firmato, però avrebbe firmato ancora? Sì, perché vedo che non si muove niente, tutti già fermi, nessun intervento delle autorità qua competenti. Prima i sindaci, che io speravo che l'intervento dei sindaci fosse stato anche il caso Bramezza, invece è tutto fermo, tutto calmo. Fortunatamente io non ne ho bisogno, però chi ne ha bisogno sono nei guai. Sono convinta che la sanità deve essere pubblica e funzionare bene. È una cosa impossibile, anche per la gente che veramente non sa più come reagire, come fare per avere qualche visita. Sempre in privato, non tutti possono praticamente andare in privato.